Saluti, noi siamo gli Arturiani, grazie per aver parlato con noi. Al momento stiamo interagendo attraverso molti canali diversi, e, come sempre, siamo lieti di condividere le nostre intuizioni e la nostra saggezza. Ci vuole coraggio per trasmettere questi messaggi, poiché le persone vengono rapidamente etichettate come pazze, strane o persino è stato utilizzato il termine evviva. Tuttavia, questi individui sono diventati fari di verità, eppure affrontano il ridicolo, persino dalle loro stesse famiglie. Desideriamo onorarvi in questo momento. Perché senza coloro che rimangono fermi nel loro impegno verso di noi, le vostre famiglie stellari, così come verso la Terra e l'umanità, questi messaggi non sarebbero possibili. La trasformazione della Terra e dell'umanità è diventata il più grande spettacolo dell'universo. Un evento spettacolare che sta affascinando innumerevoli famiglie stellari da vari angoli del cosmo. Questi esseri celestiali si stanno unendo per testimoniare e assistere durante questi momenti intensi e cruciali della vostra ascensione. Mentre le vibrazioni della Terra aumentano e si evolvono, molti da tutta la galassia vi stanno inviando ondate di amore ed energia di guarigione, che servono ad amplificare le frequenze che circondano la vostra madre Terra. Ogni raggio brillante di luce, che emana dal vasto cosmo, che provenga dalla vostra stella, dalle vostre famiglie galattiche, dalla cintura fotonica o dalle energie divine inviate dal Creatore, è diretto precisamente dove è più necessario sulla Terra durante questi tempi di trasformazione. Questo supporto cosmico non è semplicemente un'osservazione passiva, è un impegno attivo nella guarigione e nell'elevazione del vostro pianeta e di tutti i suoi abitanti. Stiamo osservando la dissoluzione di molte vecchie linee temporali, che è un processo cruciale che consente al collettivo umano di progredire a un ritmo molto più veloce che mai. Queste vecchie linee temporali, immerse in limitazioni e paura, si stanno gradualmente disfacendo, lasciando spazio a nuovi potenziali e possibilità che si allineano con frequenze più elevate di amore, verità e unità. Mentre questi costrutti obsoleti cadono, creano spazio per un modo di essere più illuminato, consentendo all'umanità di entrare in una nuova era di coscienza che riflette la vera essenza di chi sei destinato a essere. Sempre più individui all'interno della razza umana stanno iniziando a risvegliarsi agli inganni che vi hanno tenuti sotto controllo per molto tempo. Le forze oscure che hanno prosperato in segreto non possono più nascondersi nell'ombra, vengono smascherate per la miriade di crimini che hanno commesso contro la Terra e l'umanità. Questa esposizione è una parte vitale del processo di risveglio, poiché catalizza una presa di coscienza collettiva tra gli umani. Mentre questo risveglio avviene, gli individui stanno iniziando a vedere la verità delle proprie esperienze. Tuttavia, è essenziale comprendere che mentre molti riconoscono i fattori esterni che li hanno trattenuti, devono anche intraprendere il viaggio più profondo della scoperta interiore, per confrontarsi con le verità che si trovano dentro. Essere testimoni della tua verità interiore, è spesso l'aspetto più impegnativo del processo di ascensione. Questa sfida sorge perché non puoi più puntare il dito contro gli errori o gli sbagli di qualcun altro, invece, devi rivolgere quel dito verso l'interno, e riflettere su dove hai personalmente mancato di amore e compassione. Ognuno sulla Terra sta sperimentando i propri riflessi unici della propria verità interiore, e questo riflesso può manifestarsi in vari modi. Anche se guerra e discordia possono verificarsi in tutto il mondo in questi momenti turbolenti, non significa necessariamente che tale caos stia accadendo nel tuo mondo personale. È fondamentale riconoscere che la pace interiore porta pace all'esterno. Creando uno spazio sacro nel tuo cuore e nella tua mente, crei simultaneamente uno spazio sacro nella tua realtà fisica, consentendo all'armonia e all'equilibrio di prosperare nella tua vita e nel mondo che ti circonda. Questo santuario interiore diventa un potente faro di luce, che si irradia verso l'esterno, e influenza la tua realtà in modi profondi. Mentre subisci questa trasformazione, tieni presente che non sei solo. Numerosi esseri galattici di luce ti stanno supportando, aiutandoti a elevarti nella luce.
L'infinito creatore, sempre presente, ti circonda con il radioso amore puro dell'unità. Sii in pace dentro, caro. Ricorda sempre che porti dentro di te la luce dell'infinito creatore, che ti sostiene e ti dà forza in ogni passo del tuo cammino. Siamo qui con voi, al servizio dell'umanità con amore e luce. Noi siamo gli Arturiani. Trasmissione ricevuta da Kelle Wilder.